fare questo cuore abbiamo bisogno quindi di un gomitolo di lana, un uncinetto numero 6, una forbice, un ago da lana e un segnapunti. Io sto utilizzando un orecchino, utilizzando proprio la monachella come segnapunti. Iniziamo il nostro lavoro. Iniziamo realizzando un cerchio magico. Quindi entro, giro il filo attorno alle mie dita. Con l'uncinetto prendo questa estremità, tiro un po' in modo che il cerchio è un po' più piccolino e faccio una catenella. Attorno a questo cerchio realizzerò 5 maglie basse. 1, 2, 3. 4 e 5. Tiro il filo per chiudere il cerchio. Adesso lavoreremo in circolo, quindi come si fa proprio con gli amigurumi. Cominciamo nello spazio della prima catenella a fare 2 maglie basse, ricordandoci di inserire il nostro segnapunti nella prima maglia, nello spazio della prima maglia. Quindi 1 e 2 maglie basse. Continuiamo nella seconda. 1 e 2. Continuiamo così fino alla fine, ottenendo così 10 maglie basse. E 10. Una volta arrivati qua, togliamo il nostro segnapunti e facciamo 10 maglie basse in totale, quindi una maglia bassa per ogni spazio. 10 maglie basse in totale. Togliamo il nostro segnapunti e creiamo e facciamo una maglia bassa nelle prossime 4, nello spazio delle prossime 4 catenelle e 2 maglie basse nella quinta. Quindi una, e ricordiamo di mettere il nostro segnapunti per non dimenticare dove arriviamo. Ovviamente, se già siamo abbastanza brave, possiamo tenere il conto dei punti. Quindi andiamo avanti. 2. 3, 4 e nella quinta quindi faremo 2 maglie basse, 5, 6, andiamo avanti nelle prossime 4, ne faremo una sola, quindi 7, 8, 9, 10. E nell'ultima che ci rimane ne facciamo altre 2, 11 e 12. Tiriamo il filo e lo tagliamo. Togliamo il nostro segnapunti con l'uncinetto lo tiriamo verso dentro, lasciando un po' di filo perché dobbiamo cucirlo. La parte del nostro cerchio magico la andiamo a chiudere con l'ago per assicurarci che non si apra in futuro. Ok. E andiamo a creare il suo gemello. Una volta che li abbiamo tutti e due insieme, li dobbiamo unire. Li uniamo insieme, uno dei due, ovviamente.
Ed ecco qua l'inizio del nostro cuore. Per continuare il nostro cuore adesso inseriamo quindi l'uncinetto nello spazio della prima catenella. Prendiamo un filo nuovo e tiriamo fuori il nostro filo e facciamo una catenella. Adesso andiamo a fare una maglia bassa attorno a tutto il nostro cuore, quindi a tutto al primo cerchietto e continuiamo dritto attorno all'altro cerchietto, di modo che cominciamo ad unirli. Io prendo ovviamente il filo che avevo di sotto e me lo tengo stretto e cerco di metterlo qua dentro di modo che lo fermo. Andiamo a prendere quindi l'altro lato del cuore. Ed eccoci qua. Dopo aver raggiunto i 26 maglie basse tutte attorno, cominciamo nel fare una maglia bassa per ogni cerchietto e una volta che arriviamo qua al centro, cominciamo a fare una diminuzione. Vi faccio vedere come. Partiamo quindi. Arrivando qua, quindi l'undicesima, facciamo proprio una diminuzione. 1, prendo questo dal primo, vado al secondo, ne prendo un altro e ne ho 3. Prendo nuovamente il mio filo e li tiro tutti e 3. E questa è la prima diminuzione. Andiamo avanti tutto attorno fino ad arrivare al centro dove faremo un'altra diminuzione. Ed ecco qua facciamo la seconda diminuzione, 1 e 2. Tiriamo ed abbiamo creato la seconda diminuzione. Andiamo avanti facendo il nostro cuore e continuiamo girando 1, 2, 3 e 4, 4 maglie basse, una diminuzione e continuiamo le 4 maglie basse fino ad arrivare al centro nuovamente e fare un'altra diminuzione. Quindi 1. 2, 3, 4, diminuzione, un'altra diminuzione al centro. Altre 4 maglie basse. 1, 2, 4, diminuzione. 1, 2. E altre 4 maglie basse. 1, 2, 4. Vediamo che piano piano il nostro cuore sta cominciando a formarsi e a stringersi un po' più al centro e un po' più ai lati. Quindi continuiamo facendo le nostre diminuzioni laterali e la diminuzione centrale.
Andiamo a fare una diminuzione al centro, 1 e 2, 3 maglie basse, 1, 2 e 3, una diminuzione laterale, 1, 2, eccola qua, altre 3 maglie basse. Una diminuzione centrale. Altre 3 maglie basse. 1, 2, 3. Diminuzione laterale. 1, 2 3. Arrivato a questo punto, continuiamo facendo una diminuzione al centro. 1. Se non vogliamo confonderci, mettiamo il nostro segnapunti. Quindi facciamo 2 maglie basse, 1 e 2, e una diminuzione, 1 e 2, eccola qua. Altre 2 maglie basse, 1 e 2, diminuzione centrale. Altre 2 maglie basse, 1 e 2, diminuzione laterale, e le ultime 2 maglie basse, 1 e 2. Guardate che bello il nostro cuore come sta avvenendo. Togliamo il nostro segnapunti e contiamo, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A questo punto andiamo a fare quindi una diminuzione una maglia bassa e giriamo così fino alla fine. Ricordiamo di mettere il nostro segnapunti al centro così non sbagliamo. Quindi una diminuzione e una maglia bassa, una diminuzione e una maglia bassa, una diminuzione. Una maglia bassa. Eccoci qua. A questo punto, per renderci tutto più semplice, togliamo il nostro segnapunti, tiriamo il filo e da questo buchino iniziamo ad inserire il nostro polyfill. Se volete, tutti gli scarti dei fili che abbiamo tagliato prima potete benissimo anche inserirli, anzi vi aiuteranno, essendo tutti rossi, a non far trasparire troppo il bianco del polyfill, ma se non volete non siete obbligate. Io, essendo un amante del riciclo e del riutilizzo, piuttosto che buttarli preferisco utilizzarli e riempire ancora di più il mio cuoricino. Quindi andiamo ad inserire tutto il nostro polyfill, fino a quando non riteniamo che sia abbastanza puccioso il nostro cuore.
Ecco fatto. Io credo che sia abbastanza puccioso, abbastanza morbido, e quindi mi accingo adesso a terminare il mio cuoricino e a chiuderlo definitivamente. Tiro quindi il mio filo e vado a fare una diminuzione in ogni per ogni spazio. Quindi uno, ci vuole un po' più di pazienza. Ma ci riusciremo tutti. Abbiamo terminato il nostro cuore. Tiriamo via il filo, tagliamo, tiriamo fuori il nostro cappietto. E beh, che dire, sembra quasi un palloncino a forma di cuore. Però noi lo chiudiamo. E se non vogliamo far vedere il filo, cerchiamo di accompagnarlo piano piano senza stringere molto, andando sempre a seguire un pochettino il senso di alcuni punti. Quindi, se noi andiamo così, non si vedrà mai il nostro punto, il nostro filo che andiamo a tagliare. Ecco qua. Questo è un piccolo trucchetto che ho imparato. Ok, credo che sia abbastanza, quindi metto un po' in giro il mio filo e lo faccio uscire da qualche altra parte. Taglio il filo. Ed ecco qua il nostro cuore pronto. Se vogliamo, possiamo anche creare un cappietto per poter appendere il nostro cuore. Quindi prendiamo il nostro ago da lana. Facciamo un nodo e cerchiamo di infilare il nostro cappietto facendolo passare bene da un qualsiasi buco e lo facciamo rientrare nuovamente. E lo facciamo rientrare nuovamente nello stesso buchino, eccolo qua, di modo da aver creato proprio un gancetto per appenderlo. E facciamo nuovamente il nostro giochino di entrare ed uscire il filo da punti a caso, fino a quando non pensiamo che possa andare bene e lo facciamo uscire da qualsiasi altra parte e tagliamo il nostro filo. Tagliamo anche l'altra estremità. E il nostro cuore è prontissimo. Che dire ragazzi, il nostro cuore è terminato. Io spero che questo video vi sia piaciuto e in tal caso non dimenticate di mettere un mi piace, che per me è veramente tanto importante. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e se volete lasciatemi anche un messaggio dove magari mi scrivete se avete fatto il cuore o se volete farlo o se avete anche qualche altra idea per poterlo utilizzare. Io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, un bacio da Crafty Mari!